gomma nuova, sella nuova, DB killer tattici, adesso capirete perché, olio e filtro dell'olio nuovi. Ah, il filtro dell'aria pulito, ho scoperto che è un BMC. Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è domenica, sono le 7:10 di sera. Non sono andato in moto, adesso vi dico anche perché. Quindi adesso comunque cercherò di recuperare con un'oretta al tramonto, che è il momento migliore per andare in moto, soprattutto adesso che ci fa un caldo che si muore. E comunque cerco di mettere lo stesso giubbotto e guanti e tutto. Allora, oggi dove siamo stati? C'è una grandissima novità. Giovanni sembra aver concluso l'affare della vita. Ha preso un MV Agusta brutale 900, guardate. Non dico niente perché ogni aggettivo sarebbe superfluo. Quindi sono andato con lui, l'ho accompagnato, è bellissima, la vedrete nei prossimi video. Come avete visto all'inizio, alla moto ho portato un po' di modifiche / manutenzione. Cioè ho cambiato l'olio, adesso ho messo il 7100 sintetico, 3 litrozzi e qualcosa di olio sintetico, il filtro dell'olio. Ho fatto pulire il filtro dell'aria e mi sono accorto, e il meccanico si è accorto, che è un filtro BMC. Prendiamo di qua intanto, quindi un filtro sportivo, bene così. Ho messo anche DB killer, che come sentite non è che fa meno rumore, cioè farà 3-4 decibel in meno, però fa un rumore più pieno, perché prima comunque era troppo aperta. Sono due DB killer presi su AliExpress ed adattati, e il sound a parer mio è migliorato. Prima lo faceva veramente troppo forte, ora invece è forte però giusto. Inoltre ho fatto anche un po' indurire l'ammortizzatore posteriore di un giro e mezzo, e quindi adesso non sprofonda, cioè è giusto per il mio peso, e in due è ancora meglio, cioè rispetto a prima. E sento che la guida è davvero migliorata, non di poco. Adesso stiamo facendo un giretto praticamente vicino a Barcellona, sono paesi della, comunque sempre nel comune di Barcellona, però come vedete le stradine sono interessanti, non buone, però quantomeno non sono dritte. La moto comunque tra DB killer, filtro dell'aria pulito, sembra veramente più piena. Tra l'altro ormai è arrivata l'estate e io ho anche un po' più di tempo libero, perché quell'esame che dovevo fare all'università l'ho fatto, ora il prossimo lo faccio a settembre, quindi ho più tempo libero, più tempo da dedicare alla moto. Più tempo da dedicare alla moto, scusate la piccola wheelie. Vedete, il manto stradale non è buono, però almeno le curve sono interessanti e posso un po' sfogarmi. Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Comunque, con queste banali modifiche la moto mi sembra meglio. Per quanto riguarda l'ammortizzatore, veramente adesso la sento molto più piantata, non so come spiegarvi, cioè mi dà più feeling, e allo stesso tempo in velocità non mi sbacchetta più come mi sbacchettava prima, quindi benissimo così. Ah, mi sono scordato, ho anche cambiato la gomma posteriore, che era straliscia. Probabilmente questo video lo caricherò prima del video dove camminavo con la tela di fuori. Vi lascio qua qualche fotogramma di come era combinata la gomma. Quindi adesso la sento leggermente rinata. In questo video, oltre a portarvi qua in qualche stradina che non so esattamente neanche io dove sto andando, vi volevo anche parlare di, in generale, di come mi sto trovando comunque ormai dopo quasi 3 mesi, 2 mesi e mezzo da quando ho la dorso duro. E mi sto trovando molto bene, molto molto bene. La moto, tocchiamo ferro, ma si è dimostrata affidabile, molto bella nel misto stretto e comunque divertente. È l'unica cosa che, ragazzi, non sapete quanto mi manca: l'adrenalina del 4 cilindri. Non sapete quanto mi manca.
come sound comunque è il mio sound preferito. Cioè io amo tutte le moto, però cazzo il 4 cilindri e il 4 cilindri, eh. Il 2 cilindri, come potete ben sentire, prende subito ai bassi regimi, ma poi in un certo senso l'erogazione si appiattisce, cioè è brutale da subito e... vabbè, brutale è soltanto l'MV Agusta. È aggressiva da subito, però poi si mantiene, diciamo, più lineare. Invece il 4 cilindri apre agli alti con quel sound orgasmico che per le nostre strade non va per niente bene, però a livello di emozioni di guida, stesso anche nei rettilinei, è qualcosa di spettacolare ed orgasmico veramente. Mi stava venendo anche l'idea malsana di prendere una seconda moto, trovare una moto stile Hornet, magari super sportiva. Il problema non è comprarla, perché lavorando quasi quasi ce la posso fare. Il problema è che mantenere una seconda assicurazione, un secondo bollo, quello pesa tantissimo. Perché comprarla, sì, spendi soldi all'inizio, ma poi la puoi rivendere, ci perdi massimo 300 euro, facciamo. Invece l'assicurazione, quelli sono soldi che non tornano più. Poi dovrei riniziare dalla classe quella più costosa in assoluto. Ecco qua la strada per esempio è combinata malissimo. Smettiamo un secondo di scannare e vediamo un po' il panorama. Bello, ma scanniamo. Vedete, la torsatura è bella in queste strade. Tipo, anche se l'asfalto non è buono, però ci sono i tornanti. Questa per ora è soltanto... questo di avere una seconda moto per ora è soltanto un sogno. E poi vedremo. Poi vedremo, perché al massimo il prossimo anno, dai, per quest'estate ormai me la faccio tutta con l'Aprilia. Combinata malissimo. Però vedete, la torsatura non sente i fossi. Si può scannare comunque, essendo moda hard. Attenzione, qua c'è un po' di brecciolino. Già mi sento meglio, ragazzi. Quando non vado in moto comunque mi innervosisco, mi sento peggio. Ora già sto meglio, sto scaricando la tensione della vita. Se questa strada fosse asfaltata bene sarebbe divertentissima. Poi guardate, non è male comunque, tra gli alberi quasi sperduti, eppure siamo a pochi chilometri da casa. Terzino coccolino. E penna uscita dalla curva. Na 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 na. Togli problemi. Adesso, se non ricordo male, qui si entra in una specie di paesello, comunque frazione, non so, che a parer mio è differente dai classici paesaggi che comunque si hanno qua in Sicilia. Cioè, adesso vedete, non so, a me mi ricorda un po' tipo il paesello che c'era vicino a dove abitava Heidi, là dal nonno. Perché tipo ci sono tante campagne, le montagne, ma non si vede il mare. Non so perché a me mi suscita questo ricordo. E poi non so neanche dove si va proseguendo qui, per esempio sulla destra. Ecco, questo è il paesello. Per esempio ci sono delle luminarie. Perché c'è anche vita. Però comunque, ecco, questo paesaggio, a parer mio, non è il classico paesaggio che si vede comunque in Sicilia dalle mie zone. Al massimo più da entroterra. Eppure, ripeto, siamo sempre comunque vicini al mare. Saremo a 10 km, 15 dal mare. Veramente bello. Ora, di là si continuerebbe, ma non so dove si va. Un giorno vado in una scoperta. Intanto, prima cosa, quando sono in Sicilia e non vedo il mare, perché qua il mare si vede anche dall'Etna, per farvi capire. Da qua non si vede perché c'è questa collina che lo copre. Quindi sono circondato da montagnole e non sono abituato, quindi per questo a me piace questo posto. Poi il posto sembra un po' strano, ecco. Cioè mi sa tanto tipo di posto sperduto, non mi so spiegare. Ed è strano perché siamo vicinissimo casa, comunque saranno 15 km. Vabbè.
dico, adesso io non so come si sente bene dal microfono che ho nel casco, ma il sound non vi sembra molto più figo? Più cattivo? A me sì. Ah, da qua si rivede il mare. Fermiamoci un secondo a vedere il panorama. Ed è giornata bellissima oggi. Là c'è Milazzo e qui c'è Barcellona. Comunque con la dorso duro, come avete visto anche in altri video, ci sto incominciando a prenderci il feeling. Però allo stesso tempo mi voglio dare un freno, cioè mi sono accorto che in alcuni punti in strada di montagna prendo 150. Che adesso sì, ci saranno gli espertoni che dicono io con la mia R1 prendo 200, con la mia R6 prendo 180. Lo so, ma io non voglio divertirmi andando fortissimo proprio, in effetti, perché a volte quando sono sulla moto l'adrenalina mi fa venire voglia, anzi, di andare sempre più forte. Invece per quanto riguarda i video dico minchia, stavo andando forte, e molti pezzi dove andavo forte, tipo che nei rettilini prendevo oltre 150 e poi staccavo, li ho levati, perché sì, forse farebbe più visualizzazioni il video, però do un messaggio sbagliato. E poi già se vedono i miei video tipo le forze dell'ordine è un macello, ma in quel modo sarebbe ancora di più. Io devo essere comunque responsabile sia per chi mi guarda, sia per me stesso, sia per gli altri in strada. Quindi voglio cercare anche di darmi una calmata. Per esempio eventualmente un R6 la prenderei solo per una questione personale, di provare l'emozione, di quella sensazione, sai, che ti senti un pilota quando sei su una moto di quelle. Cioè quando acceleri ti sembri, già con l'Hornet appunto mi sentivo quasi un pilota di MotoGP, non nel senso che ero bravo, nel senso che come emozione, un pochettino ci si avvicina. Invece questa è divertentissima, però è completamente diversa da quell'emozione lì delle super sportive, delle moto sportive. Vabbè ragazzi, dopo aver detto le mie solite cavolate, ovviamente sapete che tutto quello che dico sono impressioni personali, guardate qua il degrado, purtroppo sono impressioni personali, i miei pensieri eccetera, perché i miei sono motovlog o anche motoblog, cioè un blog fatto attraverso i video in moto. E niente, dai ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace per supportare il canale, e mi fa molto piacere il mi piace. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, seguitemi su Instagram per storie e foto. E niente ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video, ciao e grazie mille per il supporto, e se siete arrivati fin qui, ciao!